Ciao ragazzi, io sono Fresche e oggi siamo su My Sims. Allora, come appena detto, oggi iniziamo una nuova serie su My Sims, che è un gioco che sinceramente mi ha sempre interessato, però non ho mai avuto l'occasione di giocarci. Quindi ora lo scopriremo insieme. Allora, nuova partita. Allora, nome della città. Allora, io direi giusto. No. Fresche Town. Ehi là, sono il sindaco Rosina P. Moretti. Sei un minuto, mi piacerebbe raccontarti la storia della mia città. A dir la verità, è una città piuttosto speciale. Ecco com'era una volta Fresky Town, piena di vita, di personalità e di sim felici. In città tutto era speciale, i numerosi sim che ci vivevano l'apprezzavano moltissimo per questo. In merito era tutto. Di un abitante. Ah, il merito era tutto di un abitante assai particolare che sapeva usare le essenze per costruire oggetti di ogni sorta. Ma un giorno il famoso costruttore di Fresky Town sparì misteriosamente. Nessuno sapeva come fosse andato, dove fosse andato, ma da quel giorno la città iniziò a cambiare. I sim iniziarono a emigrare, ma da quel che ho sentito c'è qualcun altro che sa costruire oggetti usando le essenze. A quanto pare questo sim sta arrivando qui a Fresky Town per aiutarci. Non vedo l'ora. Ho sentito che potrebbe addirittura arrivare con il prossimo treno. Chissà che aspetto ha. Ok, premi il pulsante sinistro o destro del mouse sopra i capelli, gli occhi, la bocca e gli abiti del tuo sim per cambiarli. Usa i tasti RF o la rotellina del mouse per regolare lo zoom della visuale. Ok, allora. La pelle diciamo che va bene questa, quindi. Questi qua mi piacciono. Cambio colore di capelli. No, dai, questo va bene. Seleziona una voce col pulsante a sinistra e modificane l'altezza usando il cursore. Per vedere il tuo sim da un'altra angolazione usa i tasti Q ed E per farlo ruotare. No, Q. Ok. Beh, diciamo che questa voce mi piace. Cambia gli occhiali, no. Diciamo che occhiali no. Cambia la colorazione del maroon del viso. Questo mi piace. Ora cambiamo gli abiti. Dai, con questa è carina, tutta rosa. Sì, dai, mi piace. Allora, fatto. Dai un nome al tuo sim. Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo come me. Federica. Per chi non lo sapesse, mi chiamo Federica. Fresky Town ti dà il benvenuto. Andiamo al municipio per informare il sindaco Rosina del tuo arrivo. Ok. Non lo sto guidando io, sto facendo tutto da solo. Ok, vediamo un po' cosa dobbiamo fare ora. Questo è il municipio dove di solito potrai trovare il sindaco Rosina. Andiamo a salutarla. Muovi il tuo sim nello scenario tenendo premuto il pulsante destro del mouse e trascinando quest'ultimo. Puoi anche usare i tasti WASD sulla tastiera. Per interagire con gli oggetti e gli altri sim, clicca sul pulsante sinistro del mouse per selezionarli e scegliere la zona desiderata. Usa i tasti Q ed E per spostare la visuale sinistra a destra sui tasti RF per regolare lo zoom della visuale.
farla. Vediamo. Ma guarda chi si vede, Federica, Freschi Town ti dà il benvenuto. Siamo felici che tu abbia deciso di venire qui per aiutarci a costruire la città. A volte sono possibili più interazioni con un dato oggetto, Sim, devi solo spostare il puntatore su quella che ti interessa e premere il pulsante sinistro del mouse. Parla del modulo. Fantastico, un lavoro delizioso. Adoro le scartoffie, che lusso. Non vedo l'ora che tu inizi ad aiutare a ricostruire la città. Ho sentito dire che sai farlo molto bene. Una cosa per volta. Ora credo proprio che tu voglia riposarti e prendere possesso della tua nuova casa. Seguimi. Ok, ti seguiamo. Esci. Beh, questa è Freschi Town. Come puoi vedere è un po' mal ridotta e la popolazione è abbastanza esigua. Ecco dove entri in scena tu. So che riuscirai a riportarla agli antichi fasti in un batter d'occhio. Andiamo a vedere la tua casa. Cammini da solo o dobbiamo portarti? No, cammina da sola. È caduto quello? Che è? Attacchi epilettici li sono venuti. Perché? Questa è la nostra casa? Cosa? Oh no, qui non ci sono case, che figuraccia. Beh, tu sei molto abile a costruire, quindi iniziamo subito a farlo. Questo è lo spazio di lavoro per la tua casa. Qui puoi accatastare blocchi fino a 2 piani di altezza. Sposta il puntatore sul blocco che ti interessa, poi premi il pulsante sinistro del mouse per raccoglierlo. Portalo dentro lo spazio di lavoro e premi nuovamente il pulsante sinistro del mouse per posarlo a terra. La modalità colora ti permette di spostare il puntatore sugli oggetti costruiti e di cambiarne il colore premendo il pulsante sinistro del mouse. Quando hai finito con la casa, clicca sul pulsante fatto, ma non dimenticarti di collocare una porta. Direi che ok, dai, diciamo che così va bene per ora. Wow, che casa! Hai davvero talento per le costruzioni. Ho sentito che il tuo vero talento è l'uso delle essenze, non è cosa da tutti. Le essenze si possono trovare dappertutto e possono essere usate dai Sim come te per creare oggetti. Andiamo a vedere il giardino cittadino per vedere le essenze in azione. Stavolta dobbiamo portarla noi. Dove vai? Queste sono delle essenze di mele rosse. Le puoi piantare a terra per far crescere più alberi di mele rosse. Procurati 10 mele rosse e poi torna a farmi visita al municipio. Avrò qualcosa di interessante per te. Ok. Hai ricevuto 2 essenze di mele rosso. Ok, quindi ne dobbiamo trovare 10.
Puoi usare il mouse per scrollare gli alberi e far cadere le mele. Appoggia la mano sull'albero, poi tieni premuto il pulsante sinistro del mouse per afferrarlo, quindi dai una robusta scrollata all'albero. Quante volte hanno detto albero? Lì ce n'è una. E cosa c'è? Chi gli ha detto di innaffiare? Mi fa tutto da sola. Se io annaffio questa? Crescono gli altri? Li raccogliamo di nuovo di qua. Ok, qua c'è un'altra. Quante ne abbiamo? 9. Un'altra ce ne manca. Se io ti annaffio di nuovo. Ecco qua. Hai raccolto 10.000 rosse e puoi controllare l'inventario cliccando sullo zaino. Ora torna al municipio e clicca sulla tua mappa se hai bisogno di trovare la via del ritorno. Ok. Le altre? Che ce le prendiamo tutte? Ce le prendiamo anche questi. Aspetta, prendiamo quello, vado su di là. Ma queste cose cioè, crescono su. Mazza. Vabbè, basta. Andiamo al municipio, ha detto di cliccare qui. Ecco una mappa della zona. Cliccaci sopra per collocare un marcatore che ti aiuterà ad orientarti. La ruota degli interessi ti mostra anche come si sta sviluppando la personalità della tua città. Vediamo un po'. Grazioso 4%, 1% fanatico, 6% studioso, 4% spettrale, 4% gustoso e 2% divertente. Ok, municipio. Allora vado subito, ok. Quindi la freccia ci indica di andare di là. Qua. Mazza come corpo, dovrebbe essere questa. Entra. Parliamo. Parla, sii gentile, sii crudele. No, no, parla. Ottimo, 10 gustose mele rosse. Queste essenze fanno proprio al caso nostro. Le useremo più tardi per costruire qualcosa per il municipio. Ehi, sapevi che abbiamo costruito il laboratorio dove puoi fare ciò che vuoi? Ora te lo mostro, seguimi. Ci seguiamo. Esci. Va da sola. Immagino anche qui dobbiamo costruire il commento. Infatti. Ride anche, capito? Ma a me non viene da ridere invece. Ora basta, a quanto pare ci tocca costruire anche il laboratorio. Vabbè. E costruiamo anche questo laboratorio. È ora di costruire il tuo laboratorio. Prima di finire non dimenticarti di aggiungere un'insegna da laboratorio.
dai, così carino. Fatto. Eccitante, sono impaziente di vedere cosa saprei fare con un simile laboratorio. Vediamo di cominciare costruendo qualcosa di semplice. Tutti hanno bisogno di una comoda sedia, vero? Questo è il tuo spazio di lavoro. Per costruire un oggetto riempi blocchi di blocchi da costruire la tua immagine trasparente partendo da zero. Sposta il puntatore sul blocco de che desideri, poi premi il pulsante sinistro del mouse per raccoglierlo. Portalo dentro lo spazio di lavoro e premi nuovamente il pulsante sinistro del mouse per posarlo a terra. Se il blocco che stai trasportando non ti serve più, premi il pulsante destro del mouse per liberartene. Quando hai finito, clicca sul pulsante Fatto per mettere l'oggetto nel tuo zaino e tornare in città. Abbiamo fatto la nostra sedia. Fatto. Ottimo. Dovrà trovare posto in casa tua. Anche qui vado sola. Per collocare in casa il tuo nuovo mobile o per spostarlo, clicca sul pulsante Decora la mia casa in basso a destra. Raccogli e lascia a terra gli oggetti premendo il pulsante sinistro del mouse. Puoi riporre nello zaino un oggetto che tieni in mano premendo il pulsante destro del mouse. Per collocare un oggetto che hai creato, clicca sul tuo zaino e poi sull'oggetto che vuoi collocare. Ok, fatto. Eccellente, è così che si arreda la casa. Se vuoi creare un nuovo oggetto nel tuo laboratorio, prima devi avere il relativo progetto. Ecco alcuni progetti per cominciare. Gira liberamente in città e saluta tutti. Più tardi vieni a trovarmi in municipio, potrei avere un lavoro per te. Il sindaco ti ha dato dei nuovi progetti, sono disponibili nel tuo laboratorio. Ok. Salvare la partita. Questo è un buon momento per salvare la partita. Premi il tasto spazio per richiamare il menu di pausa e seleziona Salva la partita. Ok. Ok, approfittando di questo salvataggio, possiamo fermarci qui con questo episodio. Giù nei commenti ditemi se vi piace questa serie, se volete altri episodi. E quindi nulla, non mi resta che salutarvi e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!